Siamo con Carioti, uno dei protagonisti di questa partita, una partita davvero sfortunata, dall'esito imprevedibile. Insomma, voi sulla carta dovevate vincere ovviamente per cercare di conservare un vantaggio robusto costruito nell'arco della stagione. Probabilmente l'arma del portiere in movimento da parte della formazione avversaria vi ha sicuramente danneggiato, vi ha comunque complicato tanto la vita. Sì, forse diciamo ci hanno un po', ecco, ci hanno messo in difficoltà, forse non ce l'aspettavamo una partita del genere. Perché comunque loro sono arrivati molto carichi, hanno fatto la loro partita e ci hanno messo in difficoltà in alcune occasioni. Magari noi non siamo riusciti a concretizzarne altre, abbiamo perso una partita che comunque era importante per mantenere un bottino comunque di vantaggio sulla seconda, che ecco era molto importante per la fine del campionato. Alla fine, quando c'è stato il gol del pareggio da parte del Legio Sora, probabilmente forse era lecito e necessario accontentarsi di questo punto, piuttosto che rischiare insomma di andare a vincere. Sicuramente è stato un rischio per cercare di chiudere preventivamente i giochi prima della fine del campionato, però questo tentativo insomma non è andato a buon fine e l'avete pagato davvero a caro prezzo. Qual è la tua visione di questa arma tattica? Diciamo che sì, però condivido anche la scelta del mister, perché comunque a questo punto un punto... diciamo non ci accontentavamo di un punto, era meglio farne portare a casa i tre punti, soprattutto perché ecco, giocavamo sul fattore campo, stiamo in casa, pensavamo che col portiere in movimento saremmo riusciti a chiuderla a nostro favore, però anche lì magari ecco, ci ha detto male, ha giocato a nostro sfavore quest'arma. Alessio Caporaletti, mister dello United Pomezia, una partita che non è andata come insomma era lecito attendersi alla vigilia. Ci sono state tante difficoltà da parte della sua squadra oggi, soprattutto per gestire l'arma tattica davvero inaspettata del portiere in movimento da parte del Legio Sora. Qual è la tua analisi? Insomma, avete prodotto tanto dal punto di vista offensivo, avete pagato tutte le leggerezze difensive. Sì, buonasera intanto. Assolutamente non inaspettata, perché in questo sport ci sta che la squadra avversaria ti faccia il portiere di movimento. Dall'altra parte siamo una squadra che generalmente lo difende bene, oggi l'abbiamo difeso male, abbiamo concesso troppo, loro ci hanno punito come giusto che sia, alla fine ho provato io dall'altra parte come era successo in qualche altra occasione col portiere di movimento, a volte gira bene, oggi al primo rimpallo ci hanno fatto gol, noi il primo tempo ne abbiamo sbagliati 3 o 4 dico a porta vuota, quindi nelle ultime partite abbiamo avuto la fortuna che il portiere ha parato il tiro libero all'ultimo secondo, ci ha regalato dei punti, oggi purtroppo abbiamo sbagliato qualcosina e abbiamo concessi, fa parte del gioco. Testa bassa e lavorare. A questo punto, a 3 giornate dalla fine, naturalmente i giochi sono riaperti, probabilmente voi non li consideravate chiusi, comunque anche in caso di vittoria. Naturalmente adesso la posta in palio diventa sempre più pesante. Che effetto può avere dal punto di vista psicologico una sconfitta di questo tipo? Ma io credo, come ho visto i ragazzi in spogliatoio, che comunque sono arrabbiati per la partita persa. In casa non avevamo perso quest'anno, onore al Sora che ci ha battuto. A dimostrazione che tutte le squadre, anche se non hanno nulla da chiedere al campionato, è giusto che come è giusto nello sport provano a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Hanno fatto una bellissima partita, hanno vinto, merito loro, noi ripeto, testa bassa e lavorare, è giusto che sia così.